Sono cattolici e ortodossi, armeni e copti, provenienti da tutto il Medio Oriente. Diciamo il martirio li unisce e li riavvicina, ma questi cristiani non vogliono essere martiri, questi cristiani vogliono vivere e vogliono vivere nella loro terra di sempre. Parlano i vescovi del Medio Oriente arrivati a Bari per un confronto spassionato sul futuro assai incerto delle loro piccole chiese di quella regione. Si chiama ecumenismo del sangue, quel che unisce le loro voci. Pensiamo all'Iraq, alla Siria. L'eliminazione dei cristiani mediorientali, ammonisce lo storico Riccardi, è il suicidio del pluralismo che anche i musulmani pagheranno a caro prezzo. Basta con l'inerzia di fronte ad atrocità inaudite, esorta Monsignor Gallagher, responsabile della diplomazia della Santa Sede. Eppure tanti appelli finora sono caduti nel vuoto per quella che il ministro Gentiloni chiama ignavia europea e aggiunge bisogna non solo assicurare alla giustizia gli autori di crimini contro l'umanità, ma anche ricreare condizioni minime di sicurezza per le minoranze colpite dalla violenza. Se non c'è una forma di tutela e di protezione, mano a mano che il territorio viene ripreso ai terroristi, faranno fatica comunque a reinsediarsi, penso alla piana di Ninive. Proposta quindi che torna in conferenza stampa, l'idea è sollecitare l'ONU con la sua autorità a trovare nuovi modelli giuridici per operazioni di polizia internazionale. Di tempo se ne è sprecato già abbastanza, ma ancora c'è nonostante tutto. Guai a noi credere che sia finito tutto. Ecco, abbiamo celebrato pochi giorni fa 100 anni del genocidio armeno. 100 anni fa si diceva esattamente quello che stiamo dicendo oggi, che è la fine